parliamo di occupazione giovanile. Se lei fosse Premier, come la farebbe crescere? Quali interventi propone? Io propongo la defiscalizzazione degli oneri sociali per quanto riguarda le imprese, in modo tale che assumano soprattutto le donne, che abbiamo il tasso più basso d'Europa per quanto riguarda il lavoro femminile, e assumano i giovani, perché abbiamo una disoccupazione che è dilagante, è una situazione che supera il 35% di disoccupazione, under 35, non è accettabile. Lei pensa che si deve puntare sull'apprendistato? Io penso, e l'ho inserito nel mio programma, che si debba puntare invece sul contratto unico, ma che questo contratto unico possa avere come soluzione una progressione di tutele che noi abbiamo individuato in 6 anni, con una progressione tale per cui garantisce da una parte l'impresa, per cui c'è un allentamento del costo del lavoro per i primi 3 anni, una progressione appunto, parte a carico dello Stato, parte a carico del lavoratore dipendente, con a quel punto una tutela totale per i corsi 3 anni. Quindi lei preferisce la versione keynesiana o quella di Boeri Garibaldi? Preferisco Boeri, se per quello. Ecco, come affronterebbe da Premier il problema di far entrare dignitosamente nel mercato del lavoro i giovani anzianotti cosiddetti, cioè gli over 29 che non possono accedere ai contratti di apprendistato? No, ma allora il tema è questo, che se noi non abbiamo un contratto di apprendistato così come è formulato oggi e soprattutto non mettiamo un limite di età ai contratti appunto di assunzione dei precari e dei disoccupati di oggi, possiamo favorire l'inserimento in azienda di queste persone andando ad offrire una corsia prefinanziale alle aziende che decidano di investire in professionalità. Perché una cosa che ci si dimentica in questo paese, secondo me ci si è dimenticati per troppo tempo, è il valore delle risorse umane. Una persona che acquisisce delle informazioni in un'azienda, che viene formata dall'azienda, è una persona che è una ricchezza per quell'azienda. Ecco che allora, come dire, il programma deve essere comune, no? Deve esserci una forma di investimento che nasce dall'individuo, una forma di investimento che nasce dall'impresa e una a cui contribuisce lo Stato. Ma fino a che età si è considerati giovani in Italia, secondo lei? Troppo a lungo, se è per quello, nel senso che se noi vediamo la situazione che si è creata con il grande tema dei cosiddetti bamboccioni, che in realtà è una grande menzogna della politica nazionale, no? Quella che ha voluto identificare il problema del... puntare il dito sulla scarsa capacità di ricerca di lavoro e di autonomia dei giovani, per dire che questo è un paese disponibile ad accoglierli nell'ambito del lavoro, ma che sono loro in realtà più pigri, meno disponibili, meno elastici, no? Meno capaci di accettare anche un lavoro sottodimensionato. Abbiamo dimostrato che non è così laddove appunto ci sia una creatività, una creazione di lavoro che nasca invece con l'intento di riuscire a fornire occupazione stabile. Ecco, molti giovani si imbattono negli stage che diventano spesso sfruttamento, come evitarlo? C'è una soluzione molto buona che è stata adottata dalla Regione Toscana, la quale ha messo in campo degli stage tutti retribuiti, cui contribuisce la Regione e cui contribuisce il datore di lavoro, con la logica dell'inserimento, perché noi dobbiamo finire di ragionare in termini di speculazione economica e basta quando parliamo di risorse umane e di persone. Ecco, parliamo di salario minimo e di reddito minimo garantito, altrimenti detto reddito di cittadinanza, parole simili che però significano cose diverse. Le volevo chiedere cosa ne pensa dell'uno o dell'altro e se metterebbe uno o l'altro nel programma nel suo governo. Io mi ispiro al modello tedesco, che è un modello che parte dal presupposto che il mercato del lavoro sia, diciamo, attivo, sia un mercato del lavoro capace ovviamente di assorbire. In questa situazione qualsiasi ragionamento sul tema diventa fallace, nel senso che non è veritiero, no? Ma io credo che si debba lavorare anche guardando a obiettivi chiari, temporalmente definiti, 3 anni, 2 anni, 5 anni. Bene, il mio obiettivo a 5 anni è mettere in moto un meccanismo per cui da una parte ci sia uno Stato capace di muoversi in sinergia con il sistema delle imprese. Naturalmente quando parlo delle imprese non parlo solo delle imprese produttive, parlo delle imprese che lavorano nei servizi, che sono il 67% degli occupati di questo paese, più il 5% di agricoltura, che fanno un 73% sostanzialmente di lavoro altro che non è nel settore produttivo. Bene,
Se noi diciamo che abbiamo una partnership tra Stato, possiamo chiamarli uffici di collocamento, ma non sono come li conosciamo oggi, sono degli uffici che hanno in tempo reale le necessità delle aziende e in tempo altrettanto reale sono in grado di fornire il personale che serve alle aziende. Se noi realizziamo questo sistema, noi riusciamo a mettere in piedi un sistema per cui coloro i quali restano esclusi temporalmente da questa, diciamo, da questo processo potranno avere un reddito minimo garantito. Ecco, in Italia abbiamo il tasso di natalità più basso d'Europa. Lei quali interventi promuoverebbe per incentivare le giovani donne a fare figli? Ah, non c'è che un sistema, anzi ce ne sono due per incentivare le giovani donne a fare figli, appunto, cambiare l'idea di paese, cioè mettere al centro il fatto che la maternità è un valore per la società. Se lo è, dobbiamo applicare, uno, politiche familiari adeguate, rendendo importante l'investimento in maternità che fanno le donne e quindi valutandolo anche dal punto di vista economico. Se facciamo questo riusciamo a spendere di più e a far spendere di più in servizi. Alimentiamo un mercato del lavoro nei servizi, il che vuol dire, come dice la Banca d'Italia, né più né meno, con un'analisi recentemente apparsa, che noi aumenteremo di 7 punti il nostro prodotto interno lordo, semplicemente portando da 46 a 60 l'obiettivo della percentuale delle donne che lavorano. Chiudo dicendo che, come noto, io penso che lo sforzo che dobbiamo fare fin da subito, all'inizio di questo governo del 2013, che si muoverà, io penso, su matrici molto diverse rispetto a quello che abbiamo appena visto, possa promuovere un mercato del lavoro che favorisca l'inserimento nelle aziende di personale femminile e quindi anche in questo caso, come per gli under 35, grandi, gravi fiscali. Ecco, a proposito di under 35, se fosse candidato premier, lei si batterebbe per inserirli nelle liste per la Camera? Assolutamente sì. E quanti? A me non piacciono le percentuali, io dico che la società deve essere adeguatamente rappresentata nelle istituzioni sempre, altrimenti è una società inevitabilmente non rappresentata, cioè voglio dire, sembra un ossimoro, nel senso che stiamo dicendo appunto che se non c'è qualcuno che ha vissuto l'esperienza, no, di un giovane e che è in grado di tradurne le necessità, io credo che chiunque voglia fare questo lavoro ma non abbia vissuto quell'esperienza non sia in grado di produrre le stesse azioni. Ecco, se diventasse effettivamente premier, porterebbe gli under 35 nel suo governo? Senza timori, certo, senza timori.